o la gara dei salti? La gara dei salti! 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 Ok. 3, 2, 1. Vai, capriola, adesso tocca a te. Porca miseria, com'è grande! Farò pochi video però. Però se arriviamo a 20.000 like, tu farai un altro video. Ci stai? Sì. Vedo già dei capelli biondi! E si muove questa tenda! Non è che ci sono! Stefano, Diego. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine! E benvenuti in questa nuova collezione! Allora, chi dà la splendida notizia di oggi? Io! Dici l'inizio, vai! Vai! Che presenteremo due persone molto molto speciali, zitta, che sarebbero i nostri cuginetti! Allora ragazzi, stiamo aspettando i cuginetti dalla Liguria, perché sono venuti a trovarci. 600 km dalla Liguria a Roma, sono venuti solo per presentarvi a voi. Chiara? Sì. Allora vai a suonare il campanello. Sì. Stiamo aspettando che tra pochi minuti, addirittura secondi, dovrebbero arrivare. Quindi mettetevi belli comodi. Prendetevi dei popcorn. Perché vedrete delle cose che non sono mai successe sul nostro canale. Vedrete la piscina che l'abbiamo mostrata. Ok. Faremo delle battaglie nerf, faremo delle challenge super epiche e dovrete stare con noi oggi per un sacco di tempo e soprattutto via. Posso suonare il campanello? Suono. Abbiamo capito. Chi va ad aprire? Io! Ciao! Bisogna dire una cosa molto bella, venite! Ragazzi, sono appena arrivate e quindi ve li presentiamo subito. Lui Nicolò, scherzo, lui Stefano e lui Nicolò. Allora, dato che li vedo un po' timidi, ragazzi, che è la prima volta che li riprendiamo. Mamma. No, aspetta un secondo. Allora, lui si chiama? Nicolò. Ok, e quanti anni hai? 7. 7 e ne fai 8 tra quanti mesi? Ad agosto. Bravissimo. E andiamo un po' a chi... Ah, Chiara, ma scusami, ma Nicolò, quando andavi in Liguria a scuola, sì, era il tuo compagno di... scuola. Tuo compagno di classe. Sì. E come mai, adesso dimmi un po', ti manca non avere Nicolò in classe? Non ci credo. Allora, adesso noi andiamo a presentare il grande della famiglia. Allora, tu come ti chiami? Stefano. Quanti anni hai? 16? No, 11 e mezzo. Come 11 e mezzo? Allora, o 11 o 12, perché 11 e mezzo, 11 e tre quarti non è valido. Allora 12. Ma sei così grande? No. Ma guarda che a me le puoi dire la verità, che ne hai 16, dillo. No, non ne ho 16. Ok, allora, ma scusami un attimo, Stefano e Nicolò, salute. Ma ditemi un attimo, Stefano e Nicolò, siete parenti voi due? No. No, scusa. Allora, che io mi ricordo, forse magari nel tempo sono cambiate le cose, ma dovrebbero essere fratelli. No, dimmi. Siamo fratelli. Lo vuoi capire in questo? Siamo fratelli. No, aspetta un attimo, andiamo di nuovo a chiedere loro se sono fratelli o parenti. Fratelli. Ma allora tu, Nicolò, hai un fratello? Sì. Come si chiama? Stefano. Ok, quindi è tuo fratello? Sì. E perché prima mi hai detto di no? Perché hai detto che eravamo parenti. Ah, quindi tu non sei parente ma sei fratello? Sì! Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Ok, ma allora siete pronti ad avventurarvi una giornata intera in casa nostra? Sì! Quindi 3, 2, 1, via! Allora ragazzi, visto che ho fatto vedere la casa ai miei cuginetti, tra virgolette, ora tocca la parte più bella, il giardino. Venite su Santa Tata! Venite! Andiamo! Salta che arriva prima! Ehi,
chi non l'ha ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like! Ragazzi, ora faremo la gara dei balletti! No, aspetta un attimo, ma devi chiedergli a Stefano e Niccolò se vogliono ballare. Madonna, lei? Volete fare la gara dei balletti o la gara dei salti? La gara dei salti! 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 Ok, quindi, salti allora. Allora, Chiara, dimmi un po', chi vuoi mettere per primo a saltare? Prima io. Prima Chiara, quindi mettetevi voi nei bordi. Ok, seduti, bravissimi. Tuffo del delfino. La voglio fare io adesso. Ma Chiara, scusami, e come sarebbe il delfino? Vabbè, ok, ora tocca a Niccolò. Il tuffo della banana. Come, della banana? Sì. Vediamo un po' allora. Ok, allora a chi tocca? A Stefano o Diego? A Stefano. Secondo me Stefano farà qualcosa di bello. La capriola. La capriola, vedi come lo fanno i grandi. Vediamo. Non ci credo. Tocca a me. No, in realtà toccava tuo fratello. Aspetta, Diego. Non saltare. 3, 2. Io lo so fare così la capriola. Vediamo. Guarda, io lo so fare bruttissimo, guarda. No. Ora tocca a Diego. Vediamo un vai, po'. Diego, vai. Dai. Diego, dimmi un po', tu che cosa hai in mente di fare? La capriola. Vediamo un po' come fa la capriola. 1, 2. Bravo! Le tagliatelle di nonna Pina! Voglio fare il tuffo alla mela. Il tuffo alla mela? Dai, vediamo com'è il tuffo alla mela. Allora. Oh, ma sembrate degli acrobati, uno dietro l'altro. Anzi, e poi... Proviamo a fare una sequenza bellissima. Facciamo capriola prima Nico, poi Stefano, poi Diego. No, anch'io! Ah, ci sei anche tu? Ma scusa, non andavi a prendere qualcosa da mangiare? No? Vai, capriola, adesso tocca a te. Vabbè, tocca a Chiara, è uguale, amore. Non saltare, sì. Ok, tocca a Stefano. Stefano è un grande. Oh! Porca miseria, com'è grande. E Diego, tu la vuoi fare? Ma lo stesso. Vai, fai di nuovo un'altra capriola. Uno. Ragazzi, direi che per il momento, ecco, sono già scesi, quindi andiamo alla prossima avventura nel bosco della casa delle youtuber, mamma Giulia e figlia Chiara. Cos'è che devono lasciare? Tanti like. Ma per te o per il video? Per il video. Ma sei sicuro? Sì. Ma veramente? Sì. E come ti chiami tu, scusami? Niccolò. No, tu sei Stefano. Tu sei no, Niccolò. Ma sei Stefano il biondino? No, sono Niccolò. Allora, scrivetemi qua sotto se secondo voi lui si chiama effettivamente Niccolò o se lui sta imbrogliando perché ha un grado di parentela un po' strano. Tu sai che parente hai? Stefano, chi è per te? Il mio fratello. Sei sicuro? O sì. È mio fratello? No, è mio. Vabbè, se qualcuno di voi per caso lo conoscesse, scriveteci sotto nei commenti se effettivamente Niccolò... Ve lo commentate. Anche... Se Niccolò effettivamente è fratello di Stefano. Attivate la campanellina. E poi? E seguiteci. E seguiteci perché lui fa parte del nostro canale. Vero? Uh-huh. Ok. Farò pochi video però. Però se arriviamo a 20.000 like tu farai un altro video. Ci stai? Sì. Ma sai quanti sono 20.000 like? No. E allora arriviamo a 20.000 e rivedrete di nuovo questo bel musino. Iniziamo la seconda parte della challenge. Della? Challenge. Ma no, ma sei troppo avanti tu, ma no. Niccolò, quando parli, quando facciamo il video, e invece nella vita reale. Nella vita reale parli in umani nella tua voce. Invece nei video parli... Sì, vero, sembra più posato. Ecco, quindi adesso ti metteremo una videocamera che tutto il giorno ti riprenda. Ci stai? Sì. Ok, boh. Quindi iniziamo un'altra challenge. Allora, andiamo a spiare i cuginetti perché li sento che stanno facendo rumore, ma non so che cosa stanno combinando.
sembrerebbe che qualcuno giochi alla play e qualcun altro al telefono. Quindi guardiamoli mentre che giocano alla play. Ma scusate un attimo, che cosa state facendo? Stiamo giocando. Sto insegnando a come si gioca Spider-Man a Diego. No, ma come sei fortunato! Sapete che io di Spider non ci capisco nulla. Ma Diego, pensavo una cosa. Tra qualche giorno pubblicheremo il primo video lungo di gaming. Potremmo chiedere a Stefano se ci aiuta a farlo, sai? Quindi ragazzi, se non l'avessi ancora fatto, te lo lascio sotto nel link in descrizione. Vai a seguirci sul nostro nuovo canale, perché arrivati ai 10.000 iscritti e pubblicheremo il primo video lungo e non smetteremo mai più di pubblicare. Quindi cosa aspetti? Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. Invece il nostro cuginetto Nicolo cosa sta giocando? Io sto giocando a Flash, che è un bellissimo gioco. Ma un bellissimo gioco di che cosa? Roblox? Sì. Ah, wow. Ma che cosa fa il personaggio? Stai creando? Sì. Allora, vediamo un attimo. Guardate un po' cosa posso fare. Così alzo il volume della velocità. Wow. Quando aumento va velocissimo. Si può anche arrampicare sui muri. Guardate un po', ragazzi. Questo Flash è bellissimo. Lo trovate su Roblox e si chiama... Vi dico pure come si chiama, perché... Così se lo vogliono andare a fare anche loro, almeno... Quello. Sì. Allora, si chiama Edge Hunt. Fammelo vedere, gira un po' il telefono. Edge Hunt, guardate qua. Aspetta. Ragazzi. Egg Hunt si chiama, ok. E loro stanno continuando a giocare con la play. Vi informo che tra poco ci sarà la sfida per 24 ore nella casetta. Bravissimo, ci sì. Sarà il nascondino nella villa. Nella villa. E ci sarà la intervista doppia nella villa. Allora facciamo una cosa. Io vado, preparatevi. Anzi, mi vado a preparare e iniziano le sfide. Invece nel mentre andiamo a sbirciare la nostra Chiara. Chiara, cosa stai facendo? Stai guardando TikTok? Allora guarda che tra poco iniziano le sfide challenge. Sei pronta? Dovremmo iniziare la sfida, ragazzi, ma si stanno riposando il cuginetto Stefano e la cuginetta Chiara, che stanno chiacchierando. Cuccioli! No, mamma, mi sta facendo l'intervista. No, in realtà stavamo facendo l'intervista, io lo stavo facendo a Stefano. Ok, tipo che domande gli fai a Stefano? Vabbè, no, il nome. A me. Ah, Stefano, che domande stavi facendo a Chiara? Allora, gli stavo chiedendo che nome aveva, qual era il suo soprannome, che cognome aveva, quanti cugini aveva in famiglia. Ecco, bravo. 25. Perché dalla parte tua e dalla parte di papà? 25. No, amore, ma sono troppi. Un po' di meno. Un po' di meno, sì. Ora, ragazzi, sapete cosa le faccio, Stefano? Stefano. Oh, velociccio, bombo. Calma. Ora gli farò delle domande. Vediamo se... Due domande. Sentiamo un po' che domande vuoi fargli. Sei contento che sei venuto qua? Certo che sono contento. Ok. Che cosa ti piacerebbe fare da grande? Allora, mi piacerebbero fare due cose. Cosa? Oh, mamma, aiuto. Già mi metti l'ansia. Allora. Allora, sentiamo un po' cosa ti piacerebbe fare da grande. Diventare attore. Voglio diventare attore. Ah, e allora potrebbe venire a Roma e studiare recitazione. Poi? Ci aspettiamo noi, vero Chiara? Potrebbe abitare qua con noi. No, e la seconda cosa? E la seconda cosa è diventare famosa nel calcio. Ok. Calciatore, no, quindi facciamo una cosa. Se qualcuno di voi servisse un biondino come calciatore, quasi quasi lo contattiamo. Aspettate, Stefano ha avuto 3 tagli in una giornata. E nello stesso piede. Uno qua, uno qui, che me lo sono fatta da poco, e un altro qua. Però vi devo dire una cosa. Cosa? La capriola che ho fatto prima me l'ha insegnata lei ieri. Io infatti gliel'hai già insegnata la diabete. E poi, perché io la facevo male, e poi io a lei gli ho insegnato come questa cosa. Guarda, cosa mi ha insegnato. Non ci credo! E adesso la so fare. Adesso la so fare più o meno bene. Guardate. Allora, prima fai la capriola. Prima la faccio io. Se volete.
poi pomeriggio vi ci insegnerai a vi farla. Con gli step a fare questa cosa che ho fatto. Ah, wow! Oh, Stefano! Vabbè, noi adesso. Aspettate, ragazzi! Dimmi. Allora, io gli ho insegnato questa capriola. Ok. Che prima la sapeva fare. Ok, e lui ti ha insegnato? Questo qua, guarda. Prima fai la capriola e poi io faccio lei. Perché prima io la facevo tutta strana, facevo tutto così. Ok. E lei invece poi. Ti ha insegnato quella dritta. Totalmente. Perché qua non era abituata. Basta che alla fine, poi se volete, io vi spiego come saltare. Bravissimo. Prima, vi spiego negli Aspetta. Step come fare la capriola. Guarda. E. Fallo tu, fallo tu. Adesso io andrò a fare due cose, la capriola e quello che sta facendo Chiara. Allora, capriola, bravissima, ok, e wow! Ragazzi, questa super giornatona con i cugini è super bella, quindi andiamo a vedere al prossimo step che cosa succederà. Stefano, cosa ci volevi proporre di così tanto importante che ci hai chiamato? Ragazzi, vi volevo proporre se volete giocare a nascondino. Oh sì, conto io! Va bene. Quindi la tana e questo cespuglio. No, è troppo grosso. Non si può perdere. Possiamo la raccontare dalla doccia. Dalla doccia. Quindi vado! 1, 2, 3, 4. Non sta piacendo, no! 5! Diego, dove ci andiamo a nascondere? 7! Andiamo! Dentro la tenda, dentro la tenda! Dentro la tenda! Ragazzi, noi siamo nascosti qua, Chiara sta contando, speriamo che non ci vede. A tra poco. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20! Andiamo prima a cercare nel capanno delle attrezzie. Ehi, la capanna delle attrezzie. Ragazzi, mi ho trovata. Qua non ci sono. Andiamo a vedere se c'è qualcuno. Ehi! Si sono fatti scoprire. Guarda che vi ho scoperti, bellini, Guarda che vi ho scoperto. Siete ben? Ma si muove. Vedo già dei capelli biondi. E si muove questa tenda. Non è che ci sono. Stefano, Diego. Oscete! No. Io sto qua. Stefano! Stefano! No! No! Non mi hai preso! Vabbè, cambiamo un gioco! Anzi, prepariamoci e usciamo di casa! Andiamo! Sì, no, ma Chiara, non prenderlo dalle orecchie, poverino! Dai, preparatevi che andiamo a farci un giro in centro a Roma! Wow. Vero? Roma, allora, andiamo a vedere Nicolò cosa fa? Cappa via! Guardalo! No, rincorriamo! Tutti a rincorrere Nicolò! È scappato via! Allora, bimbi, dove stiamo andando? A prendere il... Taxi! Perché stiamo andando al centro di... Roma! Ok. Una cosa, ragazzi. Dimmi. Prima, quando sono scappato... Avevi bisticciato con Chiara? Sì. Ma noi recupereremo e adesso andiamo a Roma. Sì, siamo già a Roma, mamma. Sì, però al centro... E faremo anche dei video lì, ci divertiremo. Sì, e andiamo a prendere il super taxi e vediamo se ci siamo tutti in una macchina. Avete visto che bello che è mio nipote? Secondo te ci staremo tutti in un taxi? Siamo in 8? Secondo me no. Secondo me tu devi andare a piedi. Vengono col camion, secondo me. Però una cosa, ragazzi, ve lo dico di nuovo, seguiteci, lasciate commenti, lasciate un bel like e ci vediamo al centro di Roma. Roma, bravo! A dopo! Ragazzi, siamo arrivati ora sul Tevere. Ora con nostro cugino Nicolò andremo a fare un giro e una passeggiata in centro. Hai qualcosa da dire? Sì. Cosa vorresti dire? Che quando siamo alla piazza del Duomo... Sì, fai un balletto. Vi informiamo che faccio un balletto e dopo che siamo alla piazza del popolo andiamo a mangiare in un ristorante bellissimo. Sì, che lo faremo anche vedere che ci sono i gonfiabili. E poi finita la giornata, tu torni a casa tua, io torno a casa mia. No, finita la giornata, andiamo a letto, dormiamo. E facciamo un pigiama party. Sì, e tutta la notte svegli. A voi. Woo!
Andiamo? Diego, vuoi la monetina? La vuoi la monetina? Scherzo! Ci siamo appena seduti in Piazza di Spagna, come potete notare. E Diego, che serio che sei! Che cosa hai comprato? Ho comprato una penna nuova e un coso. Guardate un po' cosa gli amici cucciolotti con le figurine che quando arriviamo a casa stasera col pigiama party le aprirai. Chiara mi ha fatto di nuovo comprare le nostre figurine e ha preso altri minne matti. Stiamo passeggiando nelle vie del centro di Roma. Ciao. E guardate un po'. Ciao ragazzi! Siamo andati e guardate un po' la zia che cosa ha regalato. Io sempre con la Chiara. L'ho scelto prima io e lei mi ha copiato. Cioè... Chiara, chi l'ha scelto per prima? Io. Oh! Io l'ho scelto, no, bella signorina. Dovete capire che Nicolò e Chiara bisticciano tutto il giorno e non vedono l'ora di vedersi. Poi invece no, Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. Guardate un po' cosa ci sono qua. Un sacco di Nicolò, disegni bellissimi. No, ma Diego, ma l'hai colorato tu questo? No. A casa ci rivedremo perché faremo il pigiama party e insieme coloreremo questo e io ho comprato gli amici cucciolotti e li stamperemo insieme. No, ragazzi, ve lo giuro, io un nipote così bello, il Moro, Nicolò il Moro, è fantastico. Vabbè, tra poco andiamo a cena e vabbè, lo dico la verità, c'è il Moro ma c'è anche il biondino, Però! Però cosa? Però la... Prima di andare a fare il pigiama party dobbiamo andare agli scivoli, alle giostre. Perché stasera mangeremo soprattutto in un posto dove ci sono un sacco di giochi e dove loro potranno divertirsi. Comunque sarà pure una sfida. Adesso non ve la diremo però. Dopo. Questo vlog a papà Antonio sta piacendo o non piacendo? Molto. Non parlare troppo perché poi sono guai, molto. Stop. Allora, ora Diego ha deciso di fare lui il cameraman. Quindi sei pronto? Sì. Sei sicuro? Ma non tremerai, vero? Non muoverai la videocamera. Ti comporterai bene e non la farai cadere. Dovrai prendertene cura. Ok? Vediamo, allora. Vai vicino. Ragazzi, sta facendo il cameraman Diego. Ok, fermo. Bravissimo. Allora ragazzi, siamo qua al ristorante, stiamo aspettando di sederci che alle 8 abbiamo cena e loro hanno deciso di andare, Diego, dove? Sulla sassata. E sull'altalena. E i gonfiabili non ci sono. Cameraman. Ciao! Guardate un po' cosa faccio, ragazzi. Faccio un bel parculino. Siamo appena arrivati al ristorante e lui, lo vedete? Sì, mi ha fatto uno scherzo alla toilette. Chiara, diglielo un po' che ci ha fatto lo scherzo. Io sì. Si è nascosto dietro alla porta del bagno, aspettato che uscissimo e sbang! Spavento! E poi ero fuori sì, dalla porta, nel lavandino, ho fatto scantare pure tutti. Hai fatto scantare? Da che regione arriva? Scantare? Calabria. Quindi invece di scantare in italiano si dice spa? Spaventare. Ah. Mamma, allora me... Oh, grazie. Chiara, che cosa prendi? Sai già cosa prendere? Mamma! Ma sai che il risotto non si può tagliare? Dico! Quando vai mal piatto me lo faccio vedere. Bravissimo! No, aspetta, intervista! Quindi scusami, è un mistero misterioso? Il tuo piatto?
Va bene. Ma cosa vorrei fare da grande? Cosa vorresti fare da grande? YouTuber. Il ballerino. Il ballerino perché? Che cos'è che ti piace ballare? Michael Jackson. Ma scusami un attimo, allora amici, chi sta guardando questo video del nostro cuginetto Nicolò, se vuole vederlo in uno super show tutto suo di Michael Jackson, scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché Nicolò, solo per voi, ti esibisci per i follower? Guarda che non ti puoi più tirare indietro, eh? Sì, a casa. Sì. Faccio con il mio telefono. Sì. Dei video con Michael Jackson. No, ma li possiamo vedere? Sì. Vabbè. E te li mando e tu li mandi su YouTube. Sì, ovviamente scrivono nei commenti, giusto? Sì. Bravissimo, spettacolo. Vabbè, appena arrivo da mangiare facciamo vedere cosa prendiamo. A dopo! Allora, ragazzi, è appena arrivato il risotto con zafferano per Chiara e per Diego, che se lo stanno praticamente già mangiando. La Coca Zero! E la Coca Zero sta per arrivare. E aspettiamo il mangiare di Stefano. E Nicolò c'ha la sua pizza margherita. Dillo che ti sei mangiato anche due pizzottelle. Sì, mi sono mangiato due pizzottelle grandi così. Wow! E allora buon appetito e aspettiamo quello di Stefano. Ragazzi, a Stefano continua a grattarsi la testa perché ha fame. Non gli hanno ancora portato da mangiare e ha fame. Guardate, guardate, guardate. Oh, guardate lì, la faccia da depresso. Stefano, hai fame? A few moments later. Finalmente è arrivata la sua tagliata di carne. Fammi un po' vedere. Wow! Spettacolo! Quindi Ste, buon appetito! Mamma! Oh? Sono le 9:00. Bravo, complimenti. No. Vabbè, buon appetito, Ste. Ragazzi, abbiamo finito cena e fra un po' andiamo a casa a fare il pigiama party. Nicolò, domandina a un veloce. Perché prima al parco dove c'era mi sono fatto male alla schiena. Ragazzi, siamo arrivati a casa e come potete notare è notte fonda. Allora, abbiamo all'appello Nicolò, Pallino, Stefano, Chiara. Ma dov'è Diego? Non lo so. Come non lo sai? Sta dormendo. Cosa dormendo. Staremo per fare? I pigiama party. Quindi, belli comodi, accendete la televisione, la zia va a prendere marshmallow, schifezze. Aspetta, dimmi. Sono anche lì il marshmallow. E poi prendiamo gli altri. Sì, prendiamo queste mega super fragole. La televisione si sta accendendo e mettiamoci belli comodi, via mangiare schifezze. Caduta. E prepariamoci. Ragazzi, loro di là mi stanno aspettando. Io non so ancora che cosa prendere, perché di solito voi in un pigiama party che cosa vorreste mangiare? Popcorn, patatine. Mamma! Non mi importa! E i ragazzi, qualche minuto! Sì. E noi a te, la 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 la! E poi il pozzitito! Quindi. Umaro! Oh papà! Con i pizzini di caffè! Macchiette e macchiettine, e benvenuti in questo nuovo folle video! Macchiettine, macchiettine, macchiettine! Macchiette e macchiettine!
ragazzi. Bando alle ciance, inizia... Bando alle chiappe. No, bando alle ciance. Inizia un nuovo video nel nostro canale, con... ma con la partecipazione di... Nicolo? No, Stefano. No. Aspetta. Allora, Nicolo, che l'avete già visto negli episodi scorsi, se non l'avessi ancora fatto, clicca sulla faccia di questo cucciolino qua per andare a vedere che cosa hanno combinato nella nostra villa. E invece... nella nostra villa dei YouTube! Mamma mia! Vabbè ragazzi, e ovviamente c'è lui, il grandicello. E se volessi cliccare sulla sua faccia, vedrai un super compleanno dei suoi 11 anni, super epico. 11 anni? Ah, ancora? E aspetti, ne hai 11? No. Sei sicuro? Sì. Vabbè ragazzi, diamogli un anno in più. 12 anni. Vabbè ragazzi, allora facciamo così, guardate. Una, due, e l'ultimo che scende dall'altalena perde! Che inizi la sfida, l'ultimo che scende è quello che perderà, quindi via! Aspetta, ragazzi, non ho più l'età, aspettate un secondo, ragazzi mi sta venendo, aspetta, ho pure perso la ciabatta, no, aspetta. Mamma mia, che momenti cado. Ma chi è che... ragazzi, la zia e la mamma ha 30 anni, quindi non posso fare questi giochi. Cambiamo gioco a questo parco. Sei te che l'hai deciso. Ma cambiamo gioco a questo parco? Sì. Andiamo. Aspettate. Diego, ovviamente lui è rimasto lì. Quindi Diego, facciamo una cosa. Rimani qua, va. No. Ciao. No. Ciao. Però non è tanto, maestro, essere un panino. Diego, vuoi venire sì o no? Sì. Sapete qual è il problema? È che mamma Giulia non ha più l'età. Hanno avuto una brillante idea di fare che cosa? Di andare al parco. Ma chi è che ha avuto quest'idea? Te ce l'hai avuto! Andiamo! Andiamo! Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like per guardare altri video così pazzoidi! E iscrivetevi al nostro canale! Allora ragazzi, questo gioco che cosa tratterebbe? Consiste che più giri e più vinci, non devi vincere! L'ultimo che scende perde! Ragazzi, mamma mia, che male di stomaco! Ragazzi! Ma qualcuno lo può fermare? No! Mamma mia, vai, adesso corriamo, vediamo chi cade! Vai! Aia! Allora, Diego è sullo scivolo, Chiara è tornata sull'altalena insieme a Nicolo e io fortunatamente... Ah, e poi Stefano... Stefano sulla panchina che si riposa. Ah, finalmente. Però dai, gli avevo promesso che oggi avremmo giocato tutto il giorno al parco. Quindi non lo so. Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Scusami, Se fosse Zampino. Che Zampino? Ma scusate. Un Zampino! Di mamma Giulia. Vabbè. Ah, vi siete fatti vedere ora. C'è Nicolo sull'altalena, guardate. Avete visto ragazzi? Lui sta andando tranquillamente sull'altalena e se la canticchia pure. Ascoltate. Ragazzi, sta cantando Nicolo, quindi è tutto sotto controllo, che lo scherzo abbia inizio. L'unica cosa che dobbiamo fare è dobbiamo far finta di scappare, però abbiamo bisogno dell'aiuto di Stefano, ok? Quindi, Stefano! Eccoti, allora, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ora, io, Chiara e Diego abbiamo intenzione di fare un super scherzo a Nicolo. Allora, lo vedi che dietro che è sull'altalena? Mamma! No, non c'è Nicolo. No, aspettate un attimo. No, ragazzi, dov'è Nicolo? Aspetta un attimo. Mamma, ragazzi, non sappiamo dov'è Nicolo. Taglia la telecamera, per favore, cameraman, tagliala, ok? Aspetta, allora, Nicolo. Nico! Nico, dove sei? Nico!
Oh ragazzi, non troviamo più Nico. No, non lo so. Allora, Nico? Nico? No, non c'è neanche qua. Ho paura di perdermi. Allora, Nico? Dove sei? Sto posto. Nico? No, allora, Stefano, fammi una cortesia. Vammi direttamente a guardare nella casetta. Dividiamoci, tu nella casetta e il cameraman dietro agli alberi. Tu rimani sull'altalena. E io? E tu rimani davanti alle porte del parco, veloce. Vai con Stefano. Vai con Stefano, allora vado io alle porte del parco. E vado anch'io. Ok, vai, 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 vai. Mi sta venendo abbastanza il panico. Ho cercato di mandare Chiara e Diego, ovviamente anche Stefano che è il fratellino di Nicolò, e cercare di mandarli a... Ragazzi, dall'agitazione non riesco neanche più a parlare bene e sto tremando. Allora, sembrerebbe che Nicolò all'interno del parco non si trovi. Adesso abbiamo intenzione di chiamare qualcuno, ma prima di allora dobbiamo trovare qualche indizio che ci porta alla scomparsa di Nicolò. Quindi ragazzi, chiamiamo tutti e cominciamo la ricerca di Nicolò, il cugino di Chiara. Sediamoci e ragioniamo sul da fare. Allora, bimbi! Mamma, non l'abbiamo trovato, questo bosco, parco giochi, quello che è. Allora, è un parco gigante. Giochi, è impossibile. Ricordatevi che i parco giochi non rapiscono. Magari si nasconde Nicolò e ci sta facendo a noi lo scherzo. Magari lui ci ha sentito. Ci sta facendo venire un infarto. Allora, Chicco, adesso noi dobbiamo cercare il tuo fratello. Perché se tuo fratello nelle prime ore lo troviamo, bene. Se no dobbiamo chiamare la polizia, ok? Sei d'accordo? Ok. Ok, allora facciamo una cosa. Incominciamo ad andare a cercare. Ma Chiara, ma non devi piangere. Io non sto piangendo. Allora, secondo me, ma poi dice che non piange, vabbè, lasciamo stare. E secondo me dobbiamo andare direttamente all'altalena, dove l'ultima volta che l'abbiamo visto, e cercare se c'è qualche impronta o qualche indizio, ok? Datemi la mano. Ma io ho paura. Ma di che cosa? E se mi rapiscono anche a me? No, adesso facciamo un passo alla volta. E se mi bruci? Se mi rapiscono? Allora, se mi dai la mano e non ti allontani da me, stai tranquilla che non ti rapiscono. Me la dai la mano? Stai vicino a Stefano, l'importante è che dai la mano a lui. Andiamo. Allora, qui è stata l'ultima volta che l'abbiamo visto. Cosa ha fatto Nicolò? Allora, aspetta un attimo e chiediamo un attimo a Stefano. Ma Stefano, non toccarla, che non sappiamo neanche che sei di Nicolò. Allora, di Nicolò. Tu ti ricordi se Nicolò questa sì, era la sua... Sì, è di Nicolò. Ma allora, aspetta un attimo. Secondo voi, se qualcuno l'ha preso, lo prende e a lui gli si... Gli è scivolata, tu dici? Gli è scivolata, sì, è di Nicolò. Allora, non toccare, chiamo. Ragazzi, a quanto abbiamo capito, non è scappato di sua volontà, ma qualcuno sicuramente l'avrà preso e portato via. Ma troviamo di... Perché quando l'ha preso in bocca... Allora, ragazzi, calmi. Il primo indizio è stato trovato. Ora dobbiamo trovare degli altri indizi. Allora, però aspettate. Perché sono sicura che ce ne sono degli altri. Allora, scusate. Lì c'è l'uscita di un parco. Ok, il posto più vicino nell'altalena, andiamo a vedere se troviamo qualcosa, quindi venite. Ok, allora ragazzi, e... Cos'è quello? Una ciofata di Nicolò. Ecco, ragazzi, qui, guardate un po'. Guarda, sì, sono... Chiara, abbiamo trovato un altro indizio, l'altra ciofata di Nicolò. E sono uguali. Allora ragazzi, li vedete questi? Sì, no, vuol dire che poco fa c'è stata una macchina o un furgone. Guarda. Sì, ci sono anche dei... Sì, di accelerazione. Possiamo guardate. Sì, è andato anche veloce. Sì. Ma voi non ve ne siete accorti di nulla completamente? No, ma troviamo degli indizi tipo dei... Come si chiamano? Delle tracce? E come fai a trovare delle tracce? Vieni, ma seguimi, nel giardino. Vabbè, andiamo a vedere. Allora, bimbi. Sì, però... No, allora, aspettate un secondo, bimbi. Allora, dato che noi stiamo cercando degli indizi, possono anche essere degli indizi che ci portano... Chiara, posso... Che cos'è? È un biglietto... Chiara, non lo devi toccare. Chiara, non lo devi toccare. Non c'è niente, è un pezzo di carta che c'era all'interno del parco. Chiara, ti ho detto mille volte che tu non... Chi è questo qua? No ragazzi, scusate, non posso inquadrare. Chi è Stefano? Come chi è Stefano? No, aspetta un attimo. No, Stefano, ho visto e non ho visto. Lo posso leggere io?
No, ma scusatemi non un attimo. Lo legge lui. Aspettate, cavolo, mi sta venendo il panico! Porca miseria! Mi viene da piangere. Allora, invece di continuare a dire biglietto lo leggo io, non lo leggo io. Fatemi fare un attimo a me, ma... e respiriamo, perché io no, questa persona lui. Non bisogna prendere i biglietti dello sconosciuto. Quindi ma portami in tizio! No, qui, qui. E metti caso che c'è una bomba qua dentro? Allora, lo apro io e lo legge Stefano. E muti. No, lo apro io e lo legge Stefano. Vai, così se c'è un serpente dentro lo prendi tu. Dai. Non c'ho paura. Oh mamma, già. Allora, se volete rivedere Nicolò vivo, ci vediamo questa notte alle 3 qua al parco giochi. No, Nicolò, Nicolò, Nicolò! Nicolò! Che gridi, tanto più gridi e più non te lo fanno vedere. Rileggiamo il biglietto. Allora, da capire bene cosa c'è scritto. Se volete rivedere, avvicinati telecameraman. Se volete rivedere Nicolò vivo, ci vediamo questa notte ore 3 qua. Secondo voi qua o qua al parco giochi? Ma qua siamo sicuri, perché in pratica qua è stato rapito. Non lo so ragazzi, allora facciamo una cosa, sono le 8:30. Abbiamo praticamente 6 ore per trovare Nicolò e soprattutto per presentarci qui questa notte alle 3. Quindi siete pronti a ritrovare Nicolò? Sì. Stanotte alle 3 ci vediamo qua? Battete 5? Oh ragazzi, mi raccomando, dobbiamo essere uniti. Aspetta, così? Così, quindi? Che la forza sia con noi! Acqua in bocca con per te gli zii e per te mamma e papà. Non dire nulla, ok? Dai. Ragazzi, ci vediamo nell'episodio di domani, che sarebbe le 3 di questa notte. E soprattutto, ragazzi, speriamo di ritrovare Nicolò. Ragazzi, siamo no, andati. Aspettatemi un secondo. Era questo punto esatto dove no, ci ha dato il biglietto? No, era qua, vieni. Dove? Qua, no, qua, era là sul dove c'era il giallo. È là. Ok, era allora, andiamo. Eccolo qua, c'è anche la luce qua sotto. Okay. Ragazzi, ragazzi okay. Siamo andati a mangiare e ci siamo cambiati, sì. Solo noi tre, perché sennò i genitori loro e i miei zii ci scoprivano. E quindi abbiamo inventato una scusa in maniera che la mamma e il papà di Stefano e Nicolò non sapessero nulla. E ovviamente ragazzi, Nicolò non sappiamo dov'è, ma Diego e papà Antonio hanno deciso di rimanere a casa perché sono quasi le 3 di notte. Praticamente e Diego si è addormentato. 2:59 di notte. No, non ancora, tira fuori il telefono, fammi vedere che ore sono. Stefano, che ore sono? Le 2:55. Ok, allora le 20, no. Tra 5 minuti! No, tra 5 minuti sono le 3, quindi dovremmo... Mamma, stai zitta! Ho sentito un rumore. Mamma, ho sentito il ciuccio. Che cosa c'è, Chiara? No, ragazzi, a me mi sta venendo l'ansia. Cos'è? Ma veramente? Ci hanno lanciato un sacchetto! Come ci hanno lanciato un sacchetto? Ci hanno lanciato un sacchetto di lì! Ma cosa dici? Sì! Allora, ragazzi, c'è un biglietto? Ce l'hanno lanciato? Oddio! Allora, ragazzi, dentro c'è in pratica... Un ristorante? Gusto? No, Gusto? Specialità di Merlin! Ma non è che è lì, Nicolò? Però, ragazzi... Non sappiamo dove. È dietro casa? Guarda, leggi la via? Leggi la via, hai visto? È dietro casa. Allora ragazzi, intanto buttiamo il sacchetto dove l'abbiamo trovato. Ma quello mettitelo in tasca, Stefano. No, allora, dobbiamo andare. Ma c'è un gatto? Chi se ne frega del gatto? A me già mi viene l'ansia, me ne voglio andare. Voglio andare. Abbiamo 4 minuti di tempo e dobbiamo andare dall'altra parte al ristorante. Andiamo? Come al ristorante? Sì. Dobbiamo andare. Questo, vediamo se c'è qualche indizio. E se non ci sono? E non lo so, vediamo qualche indizio. Dammelo in tasca, c'ho in tasca. Ok, dai, andiamo. Ragazzi, mancano 3 minuti al 3 di notte, sì, e quindi... io mamma ho paura. Sì, allora facciamo una cosa, abbiamo 3 minuti per tornare di nuovo qua. È capace che noi arriviamo alle 3:02 e scappa. Quindi facciamo così, veloce, andiamo. Veloce. Andiamo, datemi la mano. Io ho paura. Ok, allora ragazzi, attenzione che non ti fai male, che ti pungi. Allora, guardate un po', ma quel locale è chiuso? E infatti, ha tutte le finestre chiuse. Sì, niente ragazzi, noi pensavamo che questo biglietto ci potesse aiutare, ma che ore sono? Sono le 2:59. Un minuto abbiamo, correte! Ok, allora, mancano praticamente 30 secondi da arrivare là, al punto di incontro. Mamma!
allora. Cosa sono queste cose al cielo? Cosa? Cosa? Oddio. No, ragazzi, guardate. Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Ragazzi, dopo varie ricerche abbiamo scoperto che sono arrivati gli alieni. Ecco chi ha rapito Nicolò. Avete capito? Gli alieni l'hanno rapito! Praticamente, ragazzi, lo sapete. Guardate, ma lo vediamo solo noi? Non è un effetto. Lo vedete? Lo vedete? Girano dalle 22 fino alle 4 di mattina. Sì, mamma mia, ragazzi, che panico! Sta arrivando qualcuno. Chiara! Ragazzi, dai! No, non toccarle, Chiara! Ma scusatemi, queste ciabatte che erano di Nico, e cioè che sono di Nico, dove le avevate messe? Le avevamo portate a casa. Non è che c'è entrata qualcuno in casa? Ma per favore, dammi loro. No, aspettate un secondo, allora. Ragazzi, è venuta la macchina. Cosa sta scaricando? Ma quello è Nico! Nico! Amore, svegliati! Svegliati, Nico! Nico! Che mal di testa! Com'è che mal di testa? Che mal di testa? Cos'è successo? Vuoi un po' d'acqua? No, aspetti, aspetti. Dove guarda sono? Che magari è stato come dove sono? Non si sono ricorderà. Sì, sei al parco, sì, amore. Sei al parco. Ma scusa, ma che fine avevi fatto? C'era, voi non so se l'avete visto. C'era uno. Sì, quella era la macchina che ti ha portato qua. Sì. No, vieni. Aspetta, le tue ciabatte intanto mettitele. L'abbiamo trovata sotto l'altalena. Ok, allora adesso piano piano. No, aspetta, che ho paura che svieni. Allora, lo so, amore. Allora, aspetta, facciamo una cosa. Mettiamoci qua sulla panchina e ci racconti che cosa è successo. Ecco. Quindi sarà una storiella. Ma che storiella, Chiara? Ma mica siamo al parco giochi. È sparito veramente. Che porcini. Sì, allora, vai un po' più là. Ste, mettiti vicino a Nico, che così ci racconta che cosa è successo fin paura. Dall'inizio. Prima di cominciare, tu ti ricordi che eri sull'altalena? Sì. Stavamo andando tutti noi insieme. Ti ricordi? E come mai? Tu che fine hai fatto? Allora, praticamente io non l'ho visto. C'era un UFO davanti al... Allora, nel cielo. Avete visto? Allora e allora era vero. Anche noi no, immaginavamo... No, mamma, io ho paura. Io ho paura degli alieni. Ma non gridare, che sono le 3 di notte. Ho paura, mi sì. E poi mi hanno portato su quell'altalena. E sono scivolate proprio le ciabatte. Ok. Una, e poi... Mi hanno portato là e ne è scivolato un'altra. Ma come hanno fatto a portarti via? Ti hanno addormentato? No. Cosa hanno fatto? Ti hanno preso di peso? No. Mi hanno cercato con le loro luci e sono un po'... Ho fatto così e mi sono ritrovata in un cielo che fluttuava. No. No, aspetta un attimo, ragazzi. Allora? Ma secondo voi effettivamente gli alieni hanno... Mamma! Basta, alieni! Parlare degli alieni non esistono più, basta. È possibile però... che quando hanno rapito Nicolò, quando ci giravano intorno sopra, volevano lasciarlo, volevano ma sapevamo lasciarlo che c'erano non sapevano vicino. Dove lasciarlo. Cioè, avete capito? Perché c'eravamo noi vicini in quella zona e volevamo... Cioè, ma io non so, io... Allora, ragazzi, per capire se effettivamente sono stati gli alieni, io direi una cosa, di farci mandare un segnale, ok? Quindi dobbiamo cercare a chiedere degli indizi tipo agli chiamarli. Alieni. Sì, quindi, chi di voi lo vuole dire? Io. No, lo faccio no, io, facciamo mi sei così. Già stato rapito. Secondo me è meglio Chiara. Alieni, dateci un segno. Alieni, dateci un segno! Ah! Oh mio Dio! Allora... No, scusatemi un attimo. Ma io me ne voglio andare. Me ne voglio andare a casa, non te lo dico più. Sì, allora, ragazzi, questo gioco è anche durato fin troppo. Io direi di terminarlo. E meglio andarcene. Sì, e niente, ragazzi, e io continuerò da casa. Ancora. No, allora, tu devi andare dalla mamma, perché la mamma gli abbiamo raccontato un sacco di cavolate. Quindi adesso voi andate dalla mamma, noi andiamo a casa nostra, ok? E ci incontriamo domani e decidiamo che cosa fare. Se dirlo o non dirlo alla mamma. Mi promettete di non dire nulla? No, te lo okay. Perché è capace che magari gli alieni tornano e vi riprendono, ok? Quindi, promesso? Ho il patto con mamma Giulia, lo sapete, anche ma tu Chiara. Posso dire una cosa? No, non ti posso prendono. Dire una cosa sugli alieni? Dimmi. Mi hanno fatto un'operazione.
Che operazione ti hanno fatto? Mi hanno messo così sdraiate, ma non avevo cominciato a toccare. Sai perché? Perché loro studiano a vedere com'è il corpo umano. Secondo loro me vorrebbero assomigliare. Secondo me sì. Vabbè, allora, ragazzi, mi raccomando. Vi immaginate se succede una fotocopia di Stefano? No, non lo so. Ragazzi, guarda che qua si sta mettendo male. Andiamo. No, mamma, voglio stare in braccio a te. Allora andiamo, dai. C'è un gatto. Ma sarà alieno? No, ce l'ha agli occhi, non ti preoccupare. Andiamo. Vai, via. Aiuto, mamma! Sto chiamando mamma Giulia perché mi sono accorto che è vestito all'incontrario. Perché l'hanno ispezionato e poi l'hanno vestito all'incontrario. Ragazzi, sono appena arrivata a casa. Fortunatamente Stefano e Nicolò se ne sono andati a casa loro, ma questa cosa non mi convince proprio. Sembrano tutto strano, gli alieni sono stati rapiti. Anzi, è stato rapito solo Nicolò e questa cosa mi stanno chiamando, ma chi è? Nicolò? Oh mamma mia ragazzi, non è che è di nuovo stato rapito? No vabbè, rispondiamo. Mamma Giulia? Pronto Nico? Mi sono appena accorto io e Stefano che ho i vestiti al contrario. Cosa? Si vede che mi hanno operato tantissimo. Sì, sicuramente. Allora facciamo una cosa, mi raccomando, tu vai in cameretta, non dire niente a mamma e domani passo da voi e ne parliamo, ok? Sì. Va bene amore, ciao, tu stai tranquillo, ci vediamo domani, ciao. Ragazzi, che cosa gli avranno fatto a Nicolò? Si è trovato i vestiti al contrario, vi rendete conto? Quindi vuol dire che l'hanno spogliato, l'hanno rivestito e non è che gli hanno messo qualche microspia? No vabbè ragazzi, niente, ci vediamo domani con un prossimo video e spero di non dover più vedere gli alieni. Ciao, vado a dormire. Ciao, che sono le 4:30 di notte. Ciao, mamma, aiuto.